Ciao, allora adesso faccio recensione di finalmente è uscito. Sì, vabbè, di lei, di loro due e poi lei. Perché sì, perché c'è, come ho detto, voglio fare un po' delle recensioni, diciamo, con più post possibili, perché ne ho qui troppi. Per cui, visto che sono di due anime, allora cominciamo con Sailor Saturn. È della serie Sailor Moon, l'ho presa sempre a GameStop. Penso che anche questa qui l'ho presa quando c'era il 3x2. Lei invece l'ho presa all'Alastor, che non so se vi ricordate che avevo fatto già la recensione di Ed e c'è scritto Ed and Ein, ma Ein non c'era. Però poi ne hanno fatto un altro con anche questo simpatico, intelligentissimo cagnolino. Ma vabbè, allora, intanto vediamo Sailor Saturn, la scatola, solita scatola dei Pop, fatta così. Sailor Moon 299, Pop Animation, Sailor Saturn 299. Qua ci sono le altre. Di questa serie qui avevo già recensito Sailor Pluto. Che ce l'ho, no, l'ho messo da un'altra parte. Va bene, qui c'è figura intera. Ok, apriamo da sotto come sempre. Qua non c'è scritto niente, ma va bene. Qui perché era? Ah, perché era. Aspetta, no, vabbè. Serio? Perché non vuole. Ah, oh. Qui c'è il. Ah, ecco. Ah, ok, qua c'era. Sì. Sì, infatti, lei l'avevo pagata un centesimo. Perché era. Sì, 3x2 con altri due pop. E ho ancora da recensire. Bene. Mamma mia, quanto è dura. Ah, ok, eccola qua. Molto bella, c'ha la sua arma. Che adesso non mi ricordo come si chiama. Ha la sua Sailor Fuku con. Col fiocco vedete che ha questo simbolo qui, il cerchietto con la pietra argentata. Ah no, è viola, sembra argentata. Vabbè, capelli tagliati così, molto bella. Insieme a Sailor Pluto, l'altra Sailor del sistema solare esterno che mi piace. Dell'Outer Senshi praticamente. Ok, qua adesso arriviamo a questo che è del 20° anniversario di Cowboy Bebop, 20 anni. Io mi ricordo ancora quando lo guardavo su MTV ai vecchi tempi, appunto 20 anni fa, che bello. Wow. Pop Animation 470. Qua c'è appunto Ed e Ein. Ah, ecco, qua c'è la cifra, 13,50 euro. Li ho pagati perché è un'edizione speciale. C'era lei e c'era Vicious, che però lui non mi piace, quindi non l'ho preso. Però quando l'ho visto, ho detto, cioè, tipo, che bello, finalmente, che bello. Ero già lì, mi prendo, vedete, che avevo 20 anni, Ed and Ein, 470. Qui si può vedere figura intera. E poi l'illustrazione che è praticamente identica a quella che c'è qua, cioè Sunrise, Funimation, Funko. Ok. E qua sotto c'è scritto
Endine, see you, space cowboy. Evviva, che bello. Aspetta. Allora. Così. Sì, l'ho pagato 3,50. Non capisco perché ci sia la base. Boh. Ma vabbè. La base? Ah, che bello! Ma perché? Va bene. Perché non sta su? Ah no, bene. Oddio, è adorabile. È un corgi, corgi, vabbè, insomma, geneticamente modificato. E qui c'è il collare che io avevo già pensato. Prendo la regina Elisabetta, perché si hanno fatto anche il Funko Pop della regina Elisabetta che ha un corgi come altro, insomma, mini pop, e lo modifico per farlo diventare Aina. Ma dopo è uscita questa, per cui perfetto. Qua c'è gli occhialoni, il suo sorrisone, gli occhietti da pop. Beh, seduta così. Adesso capisco perché non potevo metterla senza base, perché insomma muove anche la testa bene, i capelli sono scolpiti benissimo, ecco, e quindi così. So, è bellissima, cioè tipo ok. Bene, ok, allora alla prossima, ciao ciao.